Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo triennale dedicato alla salute e delle relazioni nell'ambito della rassegna Vivere Sani, Vivere Bene. Apparirà curioso a prima vista che in una rassegna dedicata essenzialmente alla salute abbiamo invitato un personaggio che apparentemente con la salute non ha niente a che fare. Vedremo poi nel corso della nostra chiacchierata che così non è. Intanto due parole per presentare Sergio Staino, che in realtà non ha bisogno di presentazione, ma dà piacere a me presentarlo e quindi mi tolgo questo lusso. Sergio si definisce, 5 minuti fa su Interrazza, si è definito un fumettaro. Nella letteratura precedente si definiva semplicemente un disegnatore, quindi bisogna già aggiornare il tuo profilo. In realtà Sergio, al di là della sua forse falsa modestia, è il grande maestro della satira italiana. Allora la prima domanda che vorrei farti, leggera proprio Sergio, per cominciare soft, è: la vita ci porta dove vuole lei nonostante il nostro curriculum, nonostante quello a cui ci prepariamo? Buonasera. Si comincia con delle domande così difficili per poter incominciare. Quanti anni hai, per esempio? Rispondevo molto più semplicemente. Tutto allora, bene? Ecco. Dove ci porta la vita? Non lo so dove mi ha portato la vita. Io devo dire, certo, sono nato in una famiglia molto povera e non so come mai sono riusciti a trasmettermi un amore enorme per la cultura. Erano gli anni in cui le famiglie pensavano ancora che attraverso lo studio si poteva avere un riscatto sociale, no? E quindi devi studiare, soprattutto i maschi dovevano studiare, le femmine potevano smettere prima, tanto dovevano fare le casalinghe, ma i maschi invece dovevano studiare perché possibilmente se studiavi poteva avere un buon posto, non fare il contadino come il babbo, non fare il contadino come il nonno, non fare... Io ho subito questa forma, ma probabilmente l'ho subito in una forma così affettuosa da parte soprattutto della mamma che ci ho creduto molto. Tu pensa che verso i 7-8 anni forse ero malato e mio padre, che era allora carabiniere e doveva andare a lavorare in centro a Firenze, e andando mi diceva: vuoi che ti porti un regalino questa sera? Io gli ho detto: sì, portami un libro. 8 anni, è una bella cosa, no? Uno chiede un libro in regalo. E il babbo tornò e invece del libro, che probabilmente costava troppo, ma aveva preso una cosa più economica, era un giornalino a fumetti di Topolino. Era Clarabella contro il diavolo nero, Albo d'oro della Mondadori. Io mai visto un giornalino a fumetti, abitavamo nella campagna vicino a Firenze, e quando ho visto questa cosa che non era scritta, era tutta disegnata, ho pianto disperatamente, ho detto: no, ma io volevo un libro. La rovescia di quello, volevo un libro. Poi mi sono messo a leggerlo e mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, tantissimo. E allora da quel momento lì, a parte il fatto insomma che molti lo sapranno quanto me, insomma, era un'epoca in cui le immagini ci venivano somministrate veramente con il contagocce, non vivevamo in una società di immagine. C'era il cinema forse una volta alla settimana, se andava bene ogni 15 giorni, ogni mese. I giornali non portavano disegni, non c'era cose illustrate, c'era una tutta stampa anche fatta male come qualità della stampa. Quindi il giornalino doveva durare minimo una settimana, e quindi me lo guardavo, me lo rileggevo. E la fortuna è stata che in quegli anni lì la Walt Disney aveva un grandissimo disegnatore, probabilmente più grande dello stesso Walt Disney, che aveva una grande capacità imprenditoriale, ma come artista forse valeva un po' meno,
che era Karl Barks, un emigrato di origine tedesca, che inventò Paperino ed è stato un disegnatore geniale. Il Paperino degli anni 40, 45, 50 è il Paperino più bello in assoluto. Io ho avuto proprio l'occasione di formarmi su quello, di studiarlo, di guardarlo, di leggerlo. Il disegno mi piaceva da morire, ero proprio fissato con l'idea del disegno. Che un giorno però mi sarei ritrovato a fare io questi disegni, a diventare famoso attraverso questi disegni, non ci ho proprio mai pensato, non l'ho mai creduto, non ho mai lavorato, l'ho sempre lasciato come un sogno a parte l'utilizzazione del disegno, ma che potessi vivere. La prima volta che mi è successo credevo di sognare, cioè la prima volta che ho pubblicato su Linus e mi sono arrivati dei soldi per i disegni fatti, non erano nemmeno grandissime cifre, credo che il primo pagamento erano 60.000 lire a pagina per Linus e mi sembrò la felicità massima, cioè riscuotere dei soldi per fare un disegno che per 37 anni io avevo fatto come grande divertimento personale. Lo auguro sempre a tutti, ai ragazzi, ai giovani, dico, io la cosa più bella che vi posso augurare è che possiate vivere di un lavoro che è quello che secondo voi era un gioco. E Bobo, però, il tuo personaggio più famoso, nonché il viaggiatore che ha viaggiato a tuo nome oggi sul treno, che ti ho fatto i biglietti a nome Bobo Staino, ma nessuno se n'è accorto. Bobo però è nato, e questo successo conseguente, è nato in un momento di crisi, e allo stesso tempo Bobo, tu sei il padre di Bobo, ma sei allo stesso tempo Bobo. Dividiamo i due argomenti, partiamo dalla nascita di Bobo in un momento piuttosto complicato. Se ti dico questa frase, non sono i fatti che contano nella vita, conta solo ciò che grazie ai fatti si diventa. Ci racconti, questa è Tillesum, ci racconti la nascita di Bobo in questa chiave? Sai, Bobo nasce nel 79. Nasce in un momento abbastanza drammatico di tutta la mia vita, perché insomma, tu prima parlavi come si diventa, con la vita dove ti porta, cioè ho cambiato strade tantissime volte, ho un'origine molto umile, ho fatto le classi in una pluriclasse vicino a Firenze, le pluriclasse erano quelle che c'era prima, seconda e terza insieme e poi quarta e quinta un'altra classe, no? Con una maestrina che era di prima nomina, piena di entusiasmo, meravigliosa. È arrivato lì e ha pensato che aveva di fronte a sé un genio. Sergio era un genio, perché avevo mia mamma che mi stava dietro, aveva fatto la seconda commerciale, quindi era quasi un intellettuale per l'epoca, e mi aiutava a leggere, mi aiutava a disegnare, stava sempre molto vicino a me. Gli altri erano ancora più poveri di me, non avevano una mamma, la mamma andava nei campi, non avevano la possibilità di starli dietro. E questa maestrina ha pensato che io ero veramente uno fuori della norma, uno eccezionale. E quando c'è stato alla quarta elementare, avrei dovuto fare quarta e quinta insieme, lei mi ha detto ai miei genitori, guarda, ma Sergio veramente è inutile che faccia la quinta, tutto quello che doveva imparare all'elementare l'ha imparato, facciamogli fare direttamente l'esame d'ammissione alla scuola media. All'epoca non era libera l'iscrizione alla scuola media inferiore, bisognava fare un esame, l'esame d'ammissione, e poi altrimenti andavi alle commerciali, alle industriali, all'avviamento al lavoro, cioè altre cose per popolazione più umile. I miei sono impazziti, hanno pensato, dice, Madonna, lì c'è un altro Leonardo da Vinci in casa, capito? Era una cosa che li ha presi. E veramente hanno fatto tutti gli sforzi, mi hanno fatto passare tutta l'estate a fare ripetizione, a studiare, e a settembre, ottobre mi hanno fatto fare l'esame d'ammissione, sono passato
E mio babbo ha detto: guarda, allora ti scrivo alla media, erano felicissimi. Mio nonno diceva: poi come tu disegni te, se tu studi un domani tu potresti andare a fare anche disegnatore alle ferrovie. Oh, è una cosa meravigliosa, il disegnatore alle ferrovie era il massimo si poteva raggiungere. Beh, ora le ferrovie mi sono ridotte, allora era un mito, le ferrovie erano una sicurezza sociale. Io ho fatto questo esame, lui ha detto: io ho una scuola accanto alla caserma dei carabinieri, alla regione, la sede della Legione Territoriale Fiorentina a Borgo Pinti, accanto nello stesso palazzo, siccome era nel palazzo era un monastero, un grande monastero, Santa Maria Maddalena de Pazzi, e una parte c'era la caserma e quell'altra parte c'era la scuola media. E lui ha detto: ti scrivo lì, così la mattina si va insieme a Firenze, io ti lascio a scuola. Allora, infatti è stato così, mi ha scritto lì, la mattina io mi alzavo prestissimo, mi alzavo tipo le 6 della mattina, dovevo alzarmi, alle 6:30 passava un autobus, un privato, che ci portava a Firenze, da poi a piedi arrivavo fino alla caserma, arrivavo alla caserma intorno alle 8, dovevo, mi lasciava nella guardiola del piantone, stavo lì una mezz'oretta fino a che non era l'ora, arrivo alla scuola e andavo a scuola. Lui non sapeva, il povero uomo, che quella scuola, la scuola Giosuè Carducci di Firenze, era la scuola bene di Firenze. Era la scuola dei figli di papà, cioè della classe dirigente fiorentina, insomma dei professionisti, delle persone molto più agiate, e mettevano i loro figli perché era una scuola importante, di serie A questa. Quando sono arrivato io, più giovane di un anno, venuto dalla campagna, io sapevo tutto dei nidi degli uccelli o dei ranocchi, come si pescava, come si chiappava i ranocchi nei ruscelli, ma del resto non sapevo niente, no? Si è avvicinato uno e mi ha detto: scusa, ma sbaglio o noi ci siamo già conosciuti in qualche parte? Boh, ho detto, non lo so io. Ma non è possibile alla Pergola? La Pergola è un famosissimo teatro di Firenze. E io ho risposto: alla Pergola di chi? Perché pensavo le pergole erano quelle dei contadini, fuori dalla casa dei contadini c'era sempre la pergola dell'uva, insomma, no? Quindi pensi io di un teatro assieme alla pergola. Ecco, questo fatto di aver messo lì mi sembrerà incredibile, ma in una scuola che era molto reazionaria, essendo la scuola bene, veniva richiesta da tutti i professori e secondo un sistema abbastanza discutibile, i professori hanno più punteggio più vecchi sono. Quindi era naturalmente più vecchi a vincere la cattedra in queste scuole qui, e più vecchi, io parlo, siamo nel 50, i più vecchi si erano formati tutti nel ventennio, quindi le idee di questi più vecchi si possono immaginare facilmente, insomma erano abbastanza reazionari. C'era questo professor Ferdinando Pagni che più passava più tempo a leggerci le sue poesie scritte sul Carso che a spiegarci la letteratura o altre cose, cioè c'era una cosa. Ma io fui subito preso come l'elemento estraneo a questa situazione qui. E cominciarono a dileggiarmi, a prendermi in giro, a non valorizzare le mie cose. Per cui in casa mia passammo da una situazione meravigliosa di avere un Leonardo da Vinci ad avere una testa di rapa totale, chiaramente, ma chi ce l'ha messo qui, questo qui, ma che cosa volete? Cos'è? Ed è stata dura. Primo anno ce l'ho fatta, mi hanno bocciato solo in matematica, in disegno. Quando ho saputo che Einstein fu bocciato in matematica, ho detto: ah, vedi, che le scuole sono... In disegno, cioè io facevo, l'unica cosa che mi legava ai miei compagni era il disegno, io facevo disegni a tutti, venivano lì, facevano: Sergio, ma fammi un disegno, fammi una donna o le poppe di fuori, io facevo la donna o le poppe di fuori. Erano disegnini un po' così, ma insomma, e mi hanno bocciato in disegno, quindi le mie sicurezze sono andate a farsi fottere, ovviamente, ero molto disastrato. Contemporaneamente mio padre fu messo fuori da carabinieri perché era tornato col fazzoletto rosso, era fatto il partigiano in Montenegro con i titini, e allora era diventato di sospetto comunista e quindi messo fuori con la legge Scelba, fu costretto ad andarsene. Ci fu una crisi economica familiare, i miei non potevano più seguirmi,
E io andavo, un giorno non ce la feci andare a scuola, essere sempre trattato così male come mi trattavano, perché io le cose le sapevo, però questi stronzi professori facevano: inutile chiedere a Steino, tanto Steino non sa mica, la sai? No, la sapevo però, capito? Poi guarda, è stata durissima. E allora un giorno non sono andato a scuola, poi non avevo la giustificazione, sono andato nemmeno il secondo, nemmeno il terzo, nemmeno il quarto, ho fatto 24 giorni di ferie, di giri per la città. Poi dopo i primi giorni mi sono cominciato a annoiare, allora ritornavo a casa prima, mi sono inventato che si era ammalato un professore, poi il professore è morto, poi c'è stato i funerali, poi è caduto un pezzo di cornicione alla scuola, poi, e tutti i giorni mi inventavo qualcosa per tornare a casa prima. E i miei non gli è passato mai per l'anticamera del cervello che potessi raccontare delle balle, mai, credevano tutto quello che io dicevo, io non sapevo più come dirglielo che era giorni e settimane che non andavo a scuola. Finalmente mi hanno visto, qualcuno l'ha detto a mio nonno, e allora non hanno fiatato, hanno scoperto tutto. Lei è andata, mi hanno portato con la mamma, mi ha portato a scuola a parlare col professore, e questo Ferdinando Pagni, di buono che l'inferno se lo tenga, sono ateo purtroppo, non lo posso neanche pensare all'inferno, perché non ci credo all'inferno, ma se fossi cattolico godrei di più. E questo girava intorno al tavolo e gli fa: signora, io... Ma come si fa a pensare che un figlio dei contadini venga alla scuola media Carducci? E mia madre si è messa a piangere. Io l'ho odiato come... Un criminale. Un criminale. E mi hanno messo fuori alle cose. E sono andato a lavorare. Ho fatto 2 anni di fabbrica, bella, perché c'era allora... La Camera di Commercio era retta da Giacomo Devoto. Giacomo Devoto lo conoscerete tutti, insomma, il linguista... famoso dizionario etimologico, il Devoto Oli, personaggio d'Azione, del Partito d'Azione, uno del fondatore di Radio Cora durante la Resistenza, una bellissima figura di antifascista e di democratico, ed era presidente della Camera di Commercio. E lui fece dei corsi per avviamento al lavoro dei giovani artigiani, per la difesa dell'artigianato a Firenze. E erano dei corsi in cui la mattina ci mettevano a lavorare gratuitamente in dei laboratori e il pomeriggio in un istituto d'arte ci facevano delle lezioni di cultura generale. Io la mattina andavo a lavorare ad una bellissima fabbrica, in un laboratorio Fantoni, faceva delle ceramiche artistiche di livello, di qualità, cioè non era una cosa dozzinale. Era tutta ispirata all'arte moderna, a Braque, a Picasso, c'era, ed era 30-35 maestranze c'erano lì dentro, si andava da quelli più poveri legati alla terra, che erano quelli che facevano le forme, che calcavano la terra dentro le forme di gesso, e su fino ai pittori, che era la stanza degli intellettuali. E io giravo, mi mettevano un giorno qui, un giorno là, amavo tanto andare nella stanza degli intellettuali, perché io continuavo a leggere per conto mio, leggevo tutto quello che mi capitava, poi i libri in casa erano pochi, sicché giravo anche le case dei miei amici, qualunque libro, di ogni cosa, di divulgazione scientifica americana, vecchi drammoni dell'Ottocento, ho letto di tutto, bastava leggere. E poi... c'erano questi pittori, si parlava di Pratolini, si parlava del cinema di Festival del Cinema a Venezia, si parlava, insomma c'era già un tono elevato, però ho conosciuto poi la classe operaia da vicino e ho pagato, insomma, perché lì insomma, se si escludeva questo angolino dei pittori, il resto era di una barbarie contadina industriale molto forte, insomma la cosa più importante era il sesso femminile, insomma la fica, per dirla alla francese, insomma no, era una cosa proprio lì, si parlava d'altro, si parlava soprattutto il lunedì, arrivavano questi qui in fabbrica a lavorare, madonna, tutti avevano avuto avventure meravigliose di donne che gli si erano offerte, avevano fatto di qui, avevano fatto di là. Tanto che un giorno cominciai a raccontarla anch'io, non avevo mai vista, non sapevo nemmeno come era fatta l'organo femminile, mai vista una, però come ragazzino di 12 anni ho cominciato a raccontare, io credevo a loro, loro credevano a me, c'è stato questo rapporto, insomma.
La sei pomeriggio invece era più interessante perché i professori che erano a scuola erano in genere d'orientamento popolare, di sinistra, socialisti molto, comunque sempre di un'area legata alla resistenza, che c'era Benedetto Rainaldi che era comunista e altri che ci insegnavano la Costituzione, il diritto del lavoro, i diritti e doveri del cittadino, la geografia economica, un po' di lettere, e poi anche disegno, ornato, le cose. E questi erano personaggi molto belli, molto positivi, e parlando con me, sentendo che conoscevo tante cose, che conoscevo le poesie a memoria, io recitavo, mi piaceva da morire Renato Fucini, ma anche altri, Leopardi, e mi diceva, te sei sprecato, e quindi ricominciammo a passare un'altra estate a studiare con uno di loro che mi preparò e mi fece dare l'esame di licenza media inferiore ed entrai all'Istituto d'Arte. Quindi lasciai la fabbrica, andai a studiare, a quel punto mi ero un po' svegliato, avevo capito come funzionava e cominciai ad andare bene e sono arrivato fino alla laurea. Certo, quando entrai, il primo giorno che entrai all'università, non mi sembrava vero che io potessi entrare, io contadinello, entravo nell'università. Invece sono entrato, mi sono trovato bene, poi c'è stato il 68, tutto il cadimento, mi sono laureato però subito prima del 68, però l'ho vissuto tutto. Ecco, con tutta questa esperienza alle spalle, nel 68 sono diventato marxista-leninista perché mi ero laureato, ero architetto, incominciavo a lavorare come architetto, ma entrando nei marxisti-leninisti, visto che la rivoluzione era a due passi, insomma, se non era lunedì era mercoledì, scoppiava la rivoluzione, insomma, ero l'angolo, c'era lì questa rivoluzione. Allora i marxisti-leninisti, che si formavano sull'esempio cinese, albanese, proprio il comunismo più ortodosso che non si poteva, stalinista proprio, e hanno detto, ma guarda, che ci servono gli architetti ora c'è bisogno di militanti della rivoluzione, quindi lascia fare la professione, vai a insegnare a scuola, perché a scuola si lavorano poche ore alla settimana, così il resto della giornata la dedichi alla rivoluzione. E così ho fatto, e per 10 anni sono rimasto insegnante e militante a tempo pieno. Io, se mi chiedete come ho fatto a entrare in quella pazzia totale, non so dirvelo. L'inizio era sicuramente una grande generosità, una grande voglia di giustizia sociale, una grande voglia proprio di rendersi utile a tutti, e quindi studiando un sacco di cose, delle Kolkhoz, Sovkhoz, Kautsky, Trotsky, le cose, tutto le sapevamo, andando in Albania, cercando di vedere le grandi conquiste del socialismo in questo paese, le pazzie più totali abbiamo fatto in questo senso, e ci ho dato veramente tanta energia, tanta passione. Succedeva però che via via che questa nostra propaganda politica non cresceva, non faceva adepti, tanto più ci si incattiviva, aumentavano i nemici. Io ricordo delle cose terrificanti, a ripensarci oggi, come a chiunque non fosse d'accordo con noi, gli si diceva come augurio, tanto alle Hascine c'è un albero che ti aspetta per impiccarlo. Quanto ne avremmo dovuto impiccare? Non lo so come. Questo era. In Cambogia l'hanno fatto davvero, erano dei pazzi come noi, per motivi internazionali sono andate al potere, dopo un mese che erano al potere hanno cominciato a ammazzare gente perché non sapevano come governarli. Ecco, noi abbiamo fatto tutto questo esempio qua, fino a che non ho conosciuto una donna, che è la mia moglie, che è qua, che mi ha cambiata completamente per l'ennesima volta la vita. Io nella mia storia c'era la lingua spagnola. Verso i 15-16 anni Arnoldo Foà, che tutti conoscerete, incise un disco per la Fonit, eccetera, che era poesie di García Lorca, alla 5 della tarde, Llanto por la muerte di Ignacio Sánchez Mejías. Di García Lorca.
piacque, mi piacque così tanto, me l'ascoltavo, lo sapevo a memoria, tutto. Poi Arnoldo Fama è piaciuto sempre, fino alla sua morte è stato un grandissimo attore italiano. E mi è preso l'idea di Garcia Lorca, ho voluto leggere altre cose di Garcia Lorca e non contento di godermele in italiano, ho detto ma io se me le gusto in spagnolo, e mi sono messo a studiare spagnolo. La mattina alle 6:30 alla radio italiana, all'epoca facevano, alle 6:30 c'erano lezioni di spagnolo per i migranti. E io ho comprato il libro della riedizione, mi sono messo a studiarla, a fare la grammatica, e ho imparato lo spagnolo come autodidatta. E ho conosciuto poeti spagnoli e poi poeti sudamericani, figuratevi Pablo Neruda. Pablo Neruda è stato un amore profondissimo, questo Pablo Neruda. E Pablo Neruda aveva la poesia Alturas de Machu Picchu, questo Machu Picchu che è la città nascosta degli Inca, quella che è rimasta segreta per secoli, gli spagnoli non l'hanno mai trovata, e a cui ha dedicato un lunghissimo poema, e quindi ho sognato questa Machu Picchu. Quando, una volta più grande, e laureato ed ero appunto all'interno di questa, a metà tempo fra educazione tecnica e la rivoluzione, e ho conosciuto degli studenti latinoamericani che avevano letto delle mie cose di architettura, erano interessati, siamo diventati amici, e poi un giorno ho conosciuto una ragazza che era lei e che mi è piaciuta immediatamente tanto, 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 ho chiesto ma chi è, chi è, chi è, chi è, ed era la ragazza di uno di questi miei amici latinoamericani. Ho detto, madonna ragazzi, non è possibile, che fregatura c'ha già, non posso mica corteggiare la moglie, la compagna di un amico, insomma, la compagna di un compagno. No, si poteva. Però non potevo fare a meno di pensare, cioè, mi è preso una pazzia, un bisogno di vederla, di starli vicino, cosa che non mi era mai capitato prima in vita mia, proprio mai, 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 mai. E insomma, una cosa ve la faccio breve perché la cosa sarebbe troppo lunga veramente. A un certo punto c'è scattato il bacio fra noi due ed è nato l'adulterio. L'ho sofferto tantissimo perché insomma poi ero un buono, quindi mi rendevo conto di fare una cosa che non si doveva fare, insomma, per il suo compagno, per la mia moglie, perché nel frattempo ero sposato, per il partito, per la mamma, per la chiesa, per il coso. Sta di fatto che la prima volta che l'ho spogliata non mi si è rizzato per niente l'organo che si doveva rizzare, e sono andato in un bianco totale con grande disperazione. No, Bruna sta dicendo porca miseria dalla prima fila, te lo dico. Per dirvi quanto era grande questo amore, poi lei mi ha detto, sai, mi sono innamorata di te per l'emozione che hai mostrato, quindi è andato. Sta di fatto che insomma abbiamo fatto questa cosa, di fatto siamo messi insieme, appena messi insieme è rimasta incinta ed è nata Ilaria, la bambina che voi vedete nelle storie di Bobo, è lei, Ilaria. Ma già da incinta, già quando era nella pancia, Ilaria ha cambiato la mia vita, perché è una cosa fare il rivoluzionario quando sei solo, capito, e ti gestisci il tempo come vuoi, e la notte fai le nottate a discutere di politica, poi a disegnare, a scrivere manifesti, e poi andare a fare le affissioni clandestine di notte, e poi la mattina alle 6 o alle 7 sulle fabbriche a dare volantini. Ma quando hai una famiglia ed hai una bambina che la notte si sveglia, gli devi fare i biberon, devi cosare, perché poi lei è femminista americana, quindi tutto è 50%, ragazzi, non era mica da dire lei la donna ci pensa, no, lei ha portato tutta la carica delle femministe, quindi è incominciato veramente a scretolarsi un tipo di vita legata, fino a che mi sono reso conto, con un dramma personale enorme, il fatto che questa bambina, questa creaturina, non sapevamo allora, non c'erano le ecografie, non sapevamo se era maschio o femmina, ma la creaturina che stava nascendo, per le leggi del diritto di famiglia esistente in Italia, quando sarei andato a denunciarla al comune, se la denunciavo io come mia figlia, sarebbe risultata figlia mia e della mia moglie.
se andava lei risultava figlia sua e di suo marito. Dopodiché il coniuge non vero genitore doveva fare un processo in tribunale per il disconoscimento di questo bambino e poi l'altro doveva fare un processo per il riconoscimento. Cioè eravamo in una situazione terrificante. E io non lo sapevo tutto questo. Sapevamo tutto di come erano fatti le comunità rurali nella Russia, come avevano organizzato le fabbriche in Albania, le comuni popolari in Cina, ma che in Italia c'era un diritto di famiglia così schifoso, non lo sapevamo, cioè eravamo fuori del mondo. Quindi la bambina dice, ma perché questa è l'aria nelle strisce di Bobo, ha sempre questa funzione di sgretolare l'utopia di Bobo? Ma perché l'ha sgretolata davvero fin dal suo arrivo? Io mi sono trovato in quella situazione lì. Fortunatamente nel Parlamento c'era in discussione il nuovo diritto di famiglia, che fra le varie cose sanava questa situazione qui, per cui il riconoscimento avveniva indipendentemente dai legami familiari tra i veri genitori. E i marxisti leninisti giudicarono questo diritto di famiglia, un po' come fanno gli estremisti oggi, come troppo arretrato e quindi bisognava combatterlo. Io gli dicevo, no, guarda, sarà arretrato, però intanto un po' di qualcosa buona lo fa. Ecco perché sono diventato riformista, capito? Perché, e loro mi dicevano riformista, socialdemocratico, revisionista, perché bisognava avere tutto e subito, capisci? Allora io dicevo, no, guarda, e allora sono stato messo in minoranza, mi è toccato andare a figgere manifesti che dicevano una truffa chiamata a nuovo diritto di famiglia, no, una cosa. Io piangevo affliggendo, dicendo speriamo nessuno ci dia retta che venga approvata al più presto. Fu approvata i primi di ottobre, la bambina è stata brava, è nata il 22 di ottobre, io sono stato il primo a Firenze a andare lì, dice questo è il babbo e questa è la mamma. Però la fiducia nei marxisti leninisti si è sgretolata completamente. Quindi contemporaneamente mi è arrivato un progetto di legge invece che dimezzava gli insegnanti di educazione tecnica. Io rischiavo di perdere il posto. Poi non si fece perché fortunatamente la figlia di Fanfani insegnava educazione tecnica e Fanfani era molto importante in quegli anni lì e quindi il progetto fu messo da una parte perché sennò perdeva il posto anche la figlia di Fanfani. Sono le cose strane della vita, vedi come che non le sai come vanno. E contemporaneamente nel 77 mi è arrivata la rottura della retina dell'unico occhio buono che avevo. Ecco, quindi ecco, la situazione al di là del grande amore della bambina, che era già tantissimo perché la forza emotiva che mi hanno dato dura tuttora ed è stata una cosa di una grande bellezza e di un grande aiuto. Però il resto, insomma, come arrivare in fondo al mese, come cavolo fare a muoversi, come era disegnare, che era la cosa che mi piaceva di più, mi interessava di più, con l'occhio ridotto in questa maniera, è stata molto drammatica. E questo avviene nel 77. Dopo un po' di tempo, abbastanza breve, dopo un mese della prima rottura, ho ricominciato a disegnare, con grande fatica. Mi è cambiato completamente il segno, quello che il segno che avevo prima con gli occhi diciamo buoni, insomma con gli occhi con cui avevo 10 decimi, era un segno molto sicuro di sé, ma anche molto anonimo, molto superficiale, molto uguale a tutti gli altri. Il segno che mi è venuto dopo, riconquistandolo millimetro per millimetro, proprio ricominciando a imparare a disegnare con questa visione tutta distorta, rotta, con parti cieche e così via, è diventato un segno invece molto più interessante, molto più intenso, cioè tratteneva molte più emozioni di quanto non fosse il segno precedente. E contemporaneamente l'idea che ho avuto di mettermi a fare delle strisce umoristiche, perché avevo detto guarda io di politica non ne capisco niente perché ero finito dove ero finito, me ne ero uscito finalmente, figurati se mi rimetto a fare politica, di lavoro devo trovare un qualche lavoro, provo, siccome mi piace tanto fumetti, so disegnare, provo a fare una striscia a fumetti per vedere se riesco a piazzarla. Non pensavo di piazzarla in grande situazione, cioè l'idea mia
era di pubblicarla in qualche giornaletto locale, c'era un giornaletto della Confesercenti, era su Scandicci dove vivevo e dove vivo sempre, e di pubblicarla magari lì per vedere se qualcuno la notava. La grande idea è stata l'intuizione di dire cosa faccio e di dire faccio me stesso. Ho fatto la caricatura di me stesso e mi sono messo a raccontare tutte queste mie frustrazioni, queste mie cose. Io, Bobo è l'unico fumetto che ha proprio una data di nascita. Generalmente ho visto tutti passano una fase di crescita, no? di aggiustamento. Invece Bobo, come l'ho disegnato quel giorno, era il 10 ottobre del 79. Mi sono messo al tavolino e ho detto a Bruna: guarda, io faccio questa striscia il 10 ottobre dell'80, faccio un bilancio di dove sono arrivato e vedo se continuare o no. Era ancora un po' comunista, con i piani quinquennali, l'ho fatto d'un anno, ma insomma, mi sono fatto questa idea. Mi sono messo lì, ho pensato e ho detto: cosa faccio? Perché prima ho pensato a degli animali, potevo fare degli animaletti, però erano tutti occupati, guarda, lupi, gatti, cani, topolini, cioè. Ho detto: ma scemo, fai te stesso, no? Mi sono fatto l'autocaricatore e ho cominciato a fare strisce su di me. La terza striscia è stata la più dura a fare. Era una striscia in cui Bobo si guarda intorno, si vede e guarda un po' i suoi coetanei. Io avevo in quel momento lì 39 anni. 39 anni, 40 anni fa, 35 anni fa, erano più pesanti di 39 anni oggi. Ci sentivamo già molto più vecchi. E lui si guarda e fa così: quello stronzo di Paolino, dai, è riuscito a entrare a Panorama. Quell'altro imbecille di Giuseppe ha messo sulla la rappresentanza della Volkswagen. Insomma, si capiva che quei tre o quattro amici suoi coetanei, che l'uno in un modo o nell'altro si erano piazzati e che l'unico che era rimasto in mutande era lui. E lui chiudeva la striscia dicendo: proprio come il Gastone di Petrolini, solo che a lui lo avevano rovinato le donne e a me la Cina. Scrivere questa cosa non ci riuscivo. La quarta vignetta, erano quattro vignette, la quarta vignetta con scritto a me la Cina, sono rimasto 20 minuti lì con la penna in mano, lo scrivo, l'impulso era di scriverlo, ma avevo una vergogna enorme di dover dire: ma come sei stato così cretino a credere alla Cina? Perché noi eravamo proprio... Si andava nelle sezioni del Partito Comunista e si discuteva: Stalin ha detto, Mao Zedong ha detto, la cosa, il libretto rosso, gli uscì. E questi poveracci, soprattutto i vecchi partigiani, discutevano, buoni con noi, una pazienza. Poi a mezzanotte si alzava sempre qualcuno, faceva: oh ragazzi, via, ma rendetevi conto, voi siete quattro gatti. Sì, noi quattro gatti, ma con 2 miliardi di cinesi alle spalle, ci sapeva, capito? Un giorno si sono girati e quelli erano andati in America con Nixon, vi ricordate? La Cina tradì, se ne andò per i cavoli suoi e rimanemmo in questa situazione. Quindi, però l'ho messa, l'ho scritto, ho scritto a me la Cina, ed è stata un grande atto, perché da quel momento lì non ho avuto più remore, mi è cominciato a venire strisce, idee su idee, ma ormai ho messo tutto, non avevo più vergogna di nulla, tutta la verità. Ho fatto 50 strisce nel giro di 15 giorni, che per anni è stata 52 scritte una settimana, è stata il mio volume di lavoro tanti anni fa con l'Unità, quindi era un bel volume, 50 strisce. E le facevo vedere via via, le facevo agli amici, e questi ridevano come matti, e io crescevo le aspettative. Ho detto: ma se le dessi alla Nazione, un giornale un po' di destra, però poi ho cominciato: ma perché non Paese Sera? E poi alla fine ho detto: io le mando a Linus. A fine ottobre l'ho raccolto questo 50, l'ho mandata a Del Buono, che era Massimo. E andò bene. Sto parlando troppo? No. Ho preso queste cose, ho fatto una letterina, gliel'ho mandata. Dopodiché c'erano
alcuni giorni, vi ricordate che c'era la festa del 2 novembre, che era i morti? Sì. E il 4 novembre la vittoria. Se c'era una domenica di mezzo e un paio di giorni di malattia, veniva un ponte a scuola notevole, che ho fatto, mi sono dato malato, ho fatto questo ponte, sono andato con Bruno, ho lasciato la bambina a mia madre, sono andato con Bruna a Parigi, da un suo cugino che viveva a Parigi, ci aveva invitato. E ho detto a mia madre: mamma, guarda, io sono malatissimo, chiunque mi telefoni, tu gli dici: guarda, sono malato, non posso rispondere al telefono. Non c'erano i telefonini, c'era solo ancora il telefono attaccato alla parete. E se telefonano da scuola: sono malatissimo, non posso proprio alzarmi assolutamente. E poi gli ho detto a battuta: se invece telefono da Linus, diglielo che sono a Parigi, perché mi fa filo. Dice: pronto, c'è Staino? No, è a Parigi. Madonna, ragazzi, non disegnatore, vero? A Parigi, così, capito? Ma a battuta, va a Parigi, secondo giorno torna a casa, questo cugino di lei che parlava solo spagnolo e francese, non fiorentino, ha detto: c'è tua mamma, ma ha chiamato, urlava delle cose, non ho capito. Ah, urlava delle cose. Mia mamma contadinella che fa lo 0033 per chiamare Parigi, solo una grande disgrazia giustificava una chiamata internazionale in quell'epoca là. E quindi sono andato lì vedendomi la bambina, sai, con il famoso pentola d'acqua bollente sdrovesciata addosso, la tragedia delle tragedie. Sono andato là tremando, pronto: c'è Linus, ti cerca, non fanno a telefonare. Come, chi? Linus. Ma l'ho mandata 2 giorni fa, come Linus? Cioè, io pensavo ci volesse un mese, due, prima che mi rispondessero dicendo: caro signor Stein, abbiamo visto queste cose, sono interessanti, tagli qui, modifichi di là, proviamo a pubblicare. No, ti vogliono. Come? Ma non è qualche amico che mi fa uno scherzo? No, chiamali tutti i numeri. Ed erano i numeri della Rizzoli, veri. Ho detto: madonna, fermati Sergio. Sergio, c'hai quasi 40 anni, l'ultima occasione, l'ultimo treno che ti passa davanti, non perdere anche questo, comportati bene, ragiona, no? Le stesse cose sto dicendo ora a Renzi: fermati, ragiona un momentino, non corre tanto, tu fai delle cazzate a correre tanto. Lo stesso mi sono detto a me: piano, guarda, pensaci, non fare il provinciale, piccolo borghese, che sei lì che mori dalla voglia di pubblicare. Ecco, sì, sono qui, che volete, pronto. No. Sei in vacanza, che aspettino. Tu fai le tue vacanze, quando torni, chiami: ma forse mi avete cercato per qualcosa voi. Questa era la... E ho fatto così, detto: non li chiamo, che aspettino, per dargli più suspense e più tono a me. Naturalmente, detto questo, Parigi è scomparsa. Io giravo per dire: erano zombie. Lui immagina: guarda la Tour Eiffel, Linus. Guarda la Senna, Linus. No? Dappertutto era Linus. Ho retto 1 giorno e mezzo, poi non ce l'ho fatta più, ho chiamato. Chiamo il centralino Rizzoli. Sono Staino. Ah sì, il pasto l'interessato. Tu cazzo. O quante volte avevano telefonato, era già famoso come nome al centralinista, conosceva il mio nome. E dall'altra parte c'era Del Bono, dice: ah, finalmente, che belle cose che mi hai mandato, si pubblicano, vieni qua a Milano, dobbiamo firmare il contratto. Io ero svenuto già alla voce Del Bono, ero svenuto completamente. E quindi abbiamo cambiato il biglietto, invece che fare per Genova a Livorno, siamo tornati in treno da Milano. Sono arrivato lì, l'appuntamento era alle 3:30, all'1 ero già lì che giravo intorno al palazzo, ma ho sbracato totalmente. Alle 3:30 ho suonato, hanno aperto, sono entrato, c'era Del Bono lì con un altro signore, ma Staino, mi ha abbracciato, vieni, ti presento un tuo collega, Guido Crepax. Puttana, ero già diventato collega di Guido Crepax. È chiaro che ho vissuto tutto in un segno. Poi io avevo fatto questi disegnini, l'avevo fatti a secondo Charlie Brown, 4 quadrati, no? Charlie Brown lavora sempre, Schulz lavorava con 4 quadratini, nel primo quadratino si impostava il problema, il secondo quadratino
si evolveva, nel terzo o c'era il tempo comico, un silenzio che serve a far aspettare la battuta, oppure un ultimo elemento necessario alla battuta e poi la battuta finale. Io avevo seguito questo, però lavorando su dei foglietti che raccattavo a scuola, quando andavano via ragazzi ne sciupavano tanti di fogli, e quelli di scuola media sono almo piccoli, non mi entravano tutte e quattro le quadrati, avevo messi due sopra e due sotto, un quadrato di quattro quadrati, dicendo il giorno che lo pubblicano le tagliano e le addirizzano, mettono tutte in fila. Ma arriva la Fulvia Serra, art director dell'epoca di Liros, con questi disegni in mano, fa naturalmente la forma che lei ha dato al suo disegno è intoccabile, è vero? Ecco. 5 secondi, un frazione di secondo, la vita ti passa davanti. Io gliel'avrei fatta a pallini se me le chiedeva. Dicevo, ora me le ridisegna tutte a pallini. Subito, pur di pubblicare. E invece sono stato bravo, gli ho detto sì, è intoccabile. E dice, allora guardi, mi serve una soluzione perché lei l'ha fatta i quadrati, ma la nostra pagina è rettangolare. Ma non era... avevo pensato. E quindi trovammo, i più vecchi se l'avranno visto si ricorderanno, un sistema per cui le storie di Bobo andavano su Linus, c'erano quattro vignette che seguivano un discorso in basso fra di loro e una vignetta orizzontale sopra che seguiva un altro discorso sopra. Ecco, c'era questa doppia lettura. C'è stato Omar Calabrese, grande linguista italiano, semiologo, allievo di Umberto Eco, che una sera a Pistoia, una festa dell'Unità, parlando con lui di Bobo, perse 20 minuti buoni a spiegare i valori semantici per cui le storie di Bobo non potevano essere che ambigue su questa doppia fila. Io non gli avevo mai raccontato com'era nata questa cosa, ma lui trovò profondi significati semiologici. E questa mi aprì, insomma, il 10 ottobre dell'anno dopo, dell'80, avevo già il contratto con Linus, collaboravo a Panorama e già avevo fatto parecchi altri lavori di quadri, era diventato un famoso disegnatore. Ecco, la cosa è andata bene, è andata avanti così, sempre con questa spada di Damocle della vista, visto che parliamo di salute, la spada di Damocle della vista, perché questa vista deperiva giorno per giorno, e è cominciato una gara a tre fra me che cercavo di curarmi, di tenermi con una buona circolazione del sangue, tutto quello che serve a tenere una retina un pochino più efficiente, con il cervello che poverino di volta in volta si sforzava di stare dietro alle minori informazioni che gli arrivavano di giorno in giorno, perché il cervello cerca di in continuazione di sopperire a queste minori informazioni. Raccontavo, oggigiorno sono a un livello che io vedo i disegni già per il movimento della mano che faccio, cioè mi capita di fare degli autografi su dei libri in cui disegno Bobo, e lo vedo il Bobo che si forma, che si disegna, e poi metto la firma sotto e vedo poi che il lettore che mi ha chiesto l'autografo, imbarazzatissimo, mi dice: scusi, guardi, ma la penna non le sta scrivendo. Come non mi sta scrivendo? Io lo vedo il Bobo, invece non c'è nulla, è il cervello che lo vede, questa è la cosa. E quindi c'è questa. E la terza cosa, la tecnologia, che mi ha aiutato enormemente, perché prima con la tavola luminosa, con gli ingrandimenti, con tutta una serie di cose meccaniche, ho cercato di sopperire a questo deficit, fino a che a un certo punto mi è toccato passare al digitale. E ci sono passato in un modo molto triste, molto, molto come una rimessa, come mi arrendevo di fronte a una tecnologia che però non mi avrebbe dato più il sapore dell'arte, della concretezza, insomma del foglio, della penna, dell'inchiostro, di questi piaceri enormi, e mi entravo in una situazione più uniforme, più conformista. E mi sbagliavo profondamente, perché invece ci sono entrato, molto conta anche lo spirito che si ha. Io ho uno spirito molto curioso, molto ottimista, e affronto sempre le cose prendendole di petto, ma con saggezza e pazienza, questo sicuramente va fatto, però anche con tanto entusiasmo va fatto.
Ecco, e questa cosa qui mi ha fatto scoprire all'interno del computer un mondo diverso da quello della materia, non è più la materia, però un mondo ricchissimo, ricchissimo di immagini, di commistioni, di combinazioni, di possibilità di fondere cose fra di loro, anche cose lontane, insomma. Ora, se poi proiettiamo qualcosa, vi farò vedere anche un disegno in cui appaiono pezzi di Van Gogh, pezzi di Le Duane e Rousseau, all'interno di fumetti e compagnia bella, e acquistando tutta un'altra poesia che non è più quella appunto artigianale, ma è più è virtuale, una cosa virtuale ma molto, molto, molto di forte impatto e di forte emozione. E ho notato che la stessa penna digitale che ormai uso per disegnare direttamente sullo schermo è una penna che sente le vibrazioni, pur essendo molto tarata, molto in questo senso prevista come reazioni, no? Da un punto di vista della pressione, della vibrazione, della velocità, cioè tutte le sue variazioni, però qualcosa risente sempre del bioritmo e delle emozioni di chi la impugna. C'è dei giorni in cui viaggia benissimo, viene un segno molto bello, funziona, e c'è dei giorni che non va, come succede con la penna a china, con altre forme, o con altre forme di punte scriventi, insomma. Ecco, l'apporto umano rimane forte. Quello che manca è l'aiuto che ti dà la materia. Per esempio, nei primi tempi io mi sono trovato molto spiazzato, perché la materia ti aiuta a definire un qualunque opera che fai. Se tu lavori ad acquerello, l'acquerello è una tecnica che ti permette ben poche varianti, nel senso che tu hai un foglio molto bello, molto a grana grossa, di quelli molto assorbenti, prendi il bel pennello e compagnia bella, dai la pennellata e quella è. Non puoi farci altro. Una volta che hai dato quella pennellata, è venuta come la volevi, non è venuta come la volevi, quella è, non la puoi ritoccare, non puoi andare a dire no, la voglio un po' più storta qui, più bassa di là, non gli puoi fare nulla. La materia già ti dice basta, hai finito. Se lavori con le tempere o con l'olio, hai più possibilità. Puoi ritoccare, puoi andarci sopra, puoi ripassare, puoi fare una serie di cose. A un certo punto la tela stessa ti dice basta, non puoi andare oltre, insomma, no? Quel giallo non è forse quel giallo che volevi, però più di così non lo puoi, si rovina, muore, viene una cosa poi impappata, no? che non ha più emozione, quindi ti dice di fermare. Quando sei sul digitale, nessuno ti dice è finito, lo devi dire te. E guardate che è una responsabilità non da poco, perché io in qualunque momento, pigiando un testo, un tasto, toccando un'altra cosa o muovendo una cosa, posso addirittura ripartire dal capo. In continuazione posso cambiare all'infinità quei colori, posso ridurre quello, ridurre quell'altro. Ci deve essere un punto in cui sono io e solo io dico no, è finita qui. Questo è quello che voglio. E non è facile, io ci ho messo molto tempo a arrivare. Ancora oggi in certe situazioni mi sento, all'inizio era proprio, non mi fermavo mai, perché ogni possibilità le cercavo di raggiungere. Oggigiorno sono più morigerato. Però è una bellissima emozione anche questo, di poter dire no, questa è quello che voglio. Ecco. E questi mi permettono di fare cose impensabili prima. Per esempio, ho fatto, dicevo prima, a un'intervista che ho fatto con una ragazza molto simpatica, dei fondali di teatro, che sono delle cose enormi, di 15 metri per 5, dove si sono stampati con laser degli acquerelli fatti al computer, fatti acquerelli, fatti veri, davvero, la china fatta davvero, scannerizzata, inserita nel computer, sommata da altri, rielaborata, rimetterci sopra, ritoccare certe cose, e alla fine stampate queste cose che sono veramente affascinanti, cioè delle cose che danno un'emozione
molto legata alla nostra contemporaneità. Poi c'è David Hockney, che è un grande artista inglese che lavora sul virtuale, ha fatto un'enorme mostra a Londra qualche mese fa, proprio di queste opere fatte tutte completamente al digitale, con questa fortissima componente artistica all'interno, non meccanica, non casuale. Allora dico, guarda che cosa incredibile, no? che partendo da una malattia, da un handicap come questo, riesci a entrare in un settore, in un campo che fino a quel momento non avevi assolutamente, non dico previsto, ma nemmeno lontanamente immaginato che io domani potessi fare certe cose di una affascinanti come queste. Ed è molto bello fare questa cosa, tant'è vero, ho preso coraggio e vado anche spesso a fare degli incontri con dei giovani che sono nelle mie stesse situazioni, ed è molto triste quando fai questo, perché arrivare a essere quasi ciechi a 75 anni è ben diverso che esserlo a 18, a 20, a 25 anni, insomma, no? Alla mia età si vive di molti ricordi, io mi ricordo bene tantissime cose, quando disegno ho in mente 10.000 immagini di quelle che ho guardato, perché sono stato uno che ha sempre saputo guardare, un disegnatore deve guardare. Capito? Non può mettersi a guardare solo, ricordarsi quando si mette a disegnare. Il disegnatore lo vedi, perché come succedeva a me, io ero in autobus, mi sedevo, c'erano le persone davanti e inconsciamente mandava a vedere come era bella quella piega di quel vestito, come girava o come si piegava quella, o la gamba messa in quel modo. E tutta questa operazione meravigliosa che è ridurre un mondo che è polivalente e multiforme, si dice tre dimensioni, ne ha molte di più perché le vedi da tutte le parti le persone, e tu le devi ridurre a un unico segno in bidimensionale e dare un'emozione attraverso di questo. È un'operazione bellissima quello che viene fatto attraverso il disegno. Non so se ho preso dalla tradizione fiorentina, tutti i libri di storia dell'arte, anche quelli più conformisti, ripetono in continuazione che c'è questa grande differenza fra i veneti e i fiorentini. No, i veneti sono grandi coloristi e i fiorentini sono grandi disegnatori. E so che il segno mi ha sempre emozionato. Mi chiedevano, dice, ma tu quali sono gli artisti che segui di più? Ovviamente disegnatori, ecco, da Hogarth a Daumier, a Groz, a Schiele, al nostro Novello, per fare un nome italiano che adoro, insomma, ecco. Sono quelli che usano la linea per raccontare un mondo. Quando incontro questi ragazzi, l'incontro è molto, molto positivo, e spero di trasmettergli questa capacità di emozionarsi nonostante appunto l'handicap che grava su di loro, insomma. Ho fatto un incontro molto bello una volta a Genova, a Nervi, perché al Museo di Arte Moderna, Galleria d'Arte Moderna di Nervi, che avevano fatto un percorso per ipovedenti, quindi mi chiesero di andare a fare da testimonial. Ho fatto questa cosa, mi sono incontrato con tutti questi ragazzi, è stato un incontro bellissimo. Tanto che un giornalista del giornale di Genova, il Secolo XIX, pubblicò un'intera pagina su questo incontro. Mi chiamano da Rai 1, allora c'era Piazza Italia, guardi, e mi dicono se voglio andare ospite a raccontare a mezzogiorno alle signore di Piazza Italia questa mia esperienza. E io ho detto sì, molto volentieri, vengo molto volentieri. Quando? Ma io sono abbastanza libero. Sentite la dottoressa Flora, direttrice della Galleria d'Arte Moderna, quando lei è disponibile io vengo. Dice no, ma noi non invitiamo la dottoressa, invitiamo solo lei. Ma come solo me? Dovete parlare di questo percorso per i provvidenti, in modo che altri musei si possano attrezzare e mettere in questa situazione. Dice no, non ci interessa questo, ci interessa il suo caso umano. No. Naturalmente ho riattaccato, avete sbagliato il numero, ho riattaccato, perché questo è un po' come veniamo presi, e tutto questo che è invece una dimensione estremamente importante di impegno politico, perché da come si possa comunque anche attraverso un handicap arrivare
a raccontare il mondo che ci circonda, mi sembra una bella esperienza. È così bella che t'ho lasciato parlare per tutta l'ora che avevamo a disposizione. Però se mi permetti ti faccio altre due o tre domande spot, perché ti rispondo a spot. Bravo. Certo. Una prima cosa, tu sei, credo ancora, il presidente dell'Unione degli Atei Agnostici Razionalisti. Presidente onorario. Onorario, ok. Però hai mostrato un certo apprezzamento per Papa Francesco. Sei tu che hai detto, quell'uomo mi aiuta ad approcciare la realtà con sguardo buono, a guardare agli altri come fratelli, senza fomentare cattiveria su chi ha sbagliato e invidie su chi ha successo. È una dichiarazione d'amore? O no? L'hai detto tu, eh? Sì, 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 lo riconosco queste mie parole, è vero, infatti tante volte mi dicono, ma sei cattolico? Cioè, a una domanda fatemi dal giornalista di Repubblica un paio d'anni fa, mi dedicarono una grossa pagina cosa significa essere di sinistra, e lui mi chiese, ma come si fa a essere di sinistra? E io dissi, innanzitutto ci vuole molto amore verso il prossimo. Dice, ma questa è una risposta cattolica? No, perché è una risposta, può essere cattolica e può essere socialista allo stesso tempo, la base di partenza è identica. Se tu non hai amore verso il prossimo e quindi non ti scatta il sentimento della fratellanza, della solidarietà, della giustizia sociale nata in questa maniera, come mi posso fidare di te una volta che ti inventi uno strumento per ottenere il paradiso in terra? Chi me lo dice che questo strumento servirà proprio a questo se tu non sei buono? Può venire fuori uno Stalin, no? Ecco, Stalin era uno che non guardava con bontà verso il mondo, guardava con ferocia invece, no? in nome di una solidarietà. Allora non mi fido io dei politici che sento dentro di sé rancorosi, invidiosi, non faccio dei nomi ma li abbiamo sotto gli occhi tantissimi, che fanno dell'invidia, della ferocia contro gli altri il loro elemento di struttura mentale. Ecco, io di loro non mi fido, possono dire le cose più belle per la sinistra, possono parlare di uguaglianza, possono parlare di leggi meravigliose, ma non avranno mai, mai, mai il mio voto, perché il voto lo do a delle persone buone. È più di sinistra Papa Francesco o Matteo Renzi? Beh, da un punto di vista della visione del mondo, in generale Papa Francesco mi sembra uno dei più grandi pensatori contemporanei da questo punto di vista, perché lui ha capito delle cose che già aveva intuito Marx, lui le ha aggiornate oggi, cioè che la disuguaglianza, le disuguaglianze sono la causa poi anche delle tensioni sociali e delle guerre nel mondo, no? Partono tutte dalla disuguaglianza. E la disuguaglianza è frutto di un qualcosa che lui considera la merda del diavolo, il denaro, il capitale finanziario. Fino a che il capitale finanziario reggerà le sorti del nostro pianeta e regolerà il mercato, e il mercato sarà regolato dal profitto, le disuguaglianze cresceranno o comunque non diminuiranno. E quindi lui colpisce in quel senso lì un fattore che abbiamo anche noi della sinistra, o dovremmo avere noi della sinistra. Penso che la sinistra l'abbia un po' dimenticato queste cose. Come sinistra siamo più attenti a migliorare la funzionalità del capitale finanziario, a renderlo un po' meno orrido nelle sue manifestazioni, ma lo si dà scontato che comunque sarà sempre lui a dirigere la baracca. Ecco, e questo non mi va bene. Io vorrei una sinistra che invece trovasse una forma di controllo collettivo, non dico la dittatura del proletariato, perché ha dimostrato ormai più volte di essere uno strumento che crea più ingiustizia di quella che vuol combattere, insomma ne abbiamo fatte di tragedie, però l'elemento di controllo collettivo della produzione, questo rimane fondamentale. Io leggevo oggi una cosa di Chicco Testa sull'Unità, un trafiletto in cui parlava degli OGM
E diceva, noi, siccome c'è stata una legge ultimamente che ha escluso la possibilità di usare gli OGM in Italia, cioè, però parlate di bio, parlate no di OGM e contemporaneamente però importate frutta, carni e altre cose dall'estero che sono state fatte con gli OGM, utilizzando gli OGM, c'è questa contraddizione. E quindi lui dice, apriamo agli OGM. Io dico, come fai? Io sono d'accordo che sarebbe giusto lavorare sugli OGM, come sarebbe giusto lavorare sulle centrali nucleari, per l'energia nucleare, ma non si, come, chi mi può dire fidati di questa classe dirigente? Guarda cosa è successo alla Volkswagen, come Foggio, se non c'è un controllo collettivo che mi garantisce che quell'OGM o quell'energia, culturale o quella emissione non sia dannosa e possa credere in quello, allora sì ci lavoro, ma finché non ho un'entità, che questo è l'elemento politico, capito, che mi garantisce queste cose, io devo essere necessariamente contro. Domenica con Davide Riondino abbiamo parlato d'amore come sentimento principe in una rassegna dedicata alla salute delle relazioni. Tu alla relazione con Bruna, con tua moglie, hai dedicato anche un libro, Stainoterapia dell'amore, la miglior cura per una coppia inizia con una risata. Di questo libro Lella Costa ha detto, quando uno e soprattutto una ha finito di leggere questo libro, si ritrova addosso un'imprevedibile voglia di vivere e di crederci e di farcela. Allora ti chiedo, visto che stiamo parlando in questa rassegna di salute ma anche di medicina, trasferire il tuo rapporto di coppia con Bruna in un fumetto è stata una sorta di terapia? E quanto Bruna partecipa volentieri a questa terapia di coppia? Noi siamo molto diversi, c'è questa premessa breve da fare. Io sono italiano ed europeo al 100% da un punto di vista proprio filosofico e metodologico. Io, nonostante tutte le bruciacchiature, tutti gli errori fatti, continuo ancora a pensare di tentare di incasellare il mondo, no? di vedere un senso a tutto quello che ci circonda, le correlazioni fra l'una e fra l'altra, e mi faccio delle mappe complicatissime, quasi sempre sbagliate. Lei invece è nordamericana, è peruviana, però ha vissuto a Lima, in una borghesia che va più spesso a Miami che a Machu Picchu, quindi che studiano in dei college di tipo nordamericano. Lei ha avuto delle insegnanti canadesi, delle suore canadesi, quindi gli hanno insegnato una grande generosità che è tipica del cattolicesimo, e anche una moralità molto, molto, molto forte, molto stretta, che lei poi ha dedicato. Noi ci siamo incontrati sul fronte del marxismo-leninismo, della rivoluzione. Lei doveva fare la rivoluzione in Perù e io in Italia. È stato un incontro proletario da questo punto di vista. Però questa cosa qui, lei è molto più terra terra, ha questo pragmatismo tipico degli anglosassoni, degli americani soprattutto, di ogni cosa di vedere l'elemento centrale, ecco, mentre noi ci perdiamo in tutti i particolari, in tutte le cose, lei va, tenta almeno di andare sempre al centro del problema. Per il resto non ha questo senso di che penseranno di me, che è un po' quello che caratterizza la piccola borghesia, soprattutto italiana, un po' di tutto. Io mi ricordo la mia nonna, la mia mamma, sempre, come tu lo inviti a cena, ma non ci sa nulla da mangiare, e poi arrivava pollo, patate, lasagne, di tutto, di più, no? Perché sempre far vedere cosa penserà. Mi ricordo quando aveva mia mamma, io andavo a scuola, ma che ti sembra un vestito da insegnante? Che penseranno di te a vederti con quei pantaloni tutti sgualciti? Tutte le cose. Ecco, lei queste cose non esistono assolutamente. Quindi posso raccontare, una volta ho fatto addirittura, era i primi tempi in cui uscivano gli Eurostar, ed era un periodo in cui tutti i treni erano in ritardo, questi Eurostar scumulavano dei ritardi pazzeschi, e io feci una vignetta, allora le facevo su set del Corriere della Sera, in cui si vedeva Bibi a letto con un altro uomo che non era Bobo,
e diceva, lui gli diceva: devo andarmene, sta per tornare suo marito. E lei gli diceva: no, tranquillo, tanto ha preso l'Eurostar, figurati a che ora arriva. E questa cosa finì in una rubrica dell'Espresso di allora, che era Signore e Signori, che era una rubrichetta di gossip sulle coppie che si separavano, e aveva messo questa vignetta come fossimo persone vere, dicendo: Bibi ha tradito Bobo, la fanno vedere a letto in questo. Quindi passa tutto. E questa è la cosa bella, perché qualunque situazione in cui una persona normale, il maschio normale, si incazzerebbe per come si comporta la donna, io l'ho sempre usata come spunto per una striscia, capito? Questo salva molto la coppia, capito? Perché invece di fare la scenata, dice: ah, ma che bella idea che mi hai dato, capito? Ma di tutte, capito? Per esempio, mi ricordo una volta eravamo a Madrid, avevamo parecchie ore di tempo per prendere il passaggio per il Perù, e dissi: guarda, ne approfitto, voglio andare al Prado perché ho letto il libro di Tabucchi e parla di questo cane giallo di Goya che io ricordo vagamente, voglio andare a vederlo. Allora siamo andati in questo momento al Prado, e lei era stanca, gli facevano male ai piedi, mi ha fatto girare questo Prado facendomelo pesare, no, via, andiamo via, ma ci sta un sacco d'ore, sì, ma non ce la faccio a stare in piedi, dai, andiamo all'aeroporto, alla fine andiamo all'aeroporto. Si arriva all'aeroporto, le valigie, le cose, là, la sala d'attesa, mi siedo, ecco, siediti qui, mi dà le valigie, ecco, te rimani qui seduto, io ho fatto fare un giro al duty free. Brutta su, dice, ecco. No, un marito si incazza, io ho detto: madonna, eh? Un'altra volta in Spagna, sempre in Spagna, Gerona. Ma avevo mangiato a Barcellona una salsiccia, mi ha fatto male. Il giorno dopo stavo male, ma proprio male, un mal di stomaco, morivo. Era Pasqua, tutte le farmacie chiuse. Ho girato per Gerona, ho trovato una farmacia aperta. Siamo entrati in farmacia, stavo malissimo. Vieni, mi siede, c'era la farmacia, il banco in fondo e una sedia all'inizio vicino alla porta. Mi siedo vicino alla porta. Lei va là per chiedere qualcosa, che mi dessero qualcosa per farmi passare questo malessere. Oh, c'era sul banco una crema contro la cellulite americana che lei cercava da tempo e che in Italia non c'era, l'ha trovata lì subito. Ah, ma come si usa, quanto costa la cosa, io ho dimenticato in fondo. E poi vedo questa che fa: ma quel signore là che sta morendo è suo marito, vero? Striscia direttamente, cioè, come ti venga l'idea? Gira con la moglie così. Ne venne tante di te. Allora lei poi alla fine poi pagavano anche bene su 7, quindi non c'era poco da arrabbiarsi, insomma. E la crema val bene un po' di privacy messa in piazza, insomma. Per mettere insieme i due temi, relazione e salute, io chiuderei poi lasciandoti farti una domanda e risponderti da solo, facciamo una marzullata di chiusura, oppure se vuoi facciamo vedere due strisce. Chiuderei con questo, che è un po' una sintesi degli argomenti che abbiamo affrontato. Un giorno tu hai detto una cosa che mi ha commosso profondamente, hai detto, parlando di Bruna, che la sogni ed è meraviglioso quando la sogni, perché sognandola torni a vederla. E io ho trovato questa... Mi commuovo anch'io. È bella, è vero. È bella, sì. O no questa? È vera, perché capita spesso, capita molto spesso che il sogno e ci vedo bene. E mi meraviglio, non ci credo, no, provo, ma che mi è successo? Non ho il coraggio di dirlo in giro. E poi naturalmente la mattina poi una delusione enorme quando ti risvegli, però insomma, e si diceva: i maiali e sognanghiante, e io sogno di vederci, è così. Grazie a Sergio Stein. Grazie a voi.